in cui dice: richiamata l'amministrazione del Consiglio Comunale numero 15, in data 28 aprile 2009, avendo per oggetto il riconoscimento dei debiti preliminari in virtù dell'articolo 194, lettera A, del decreto legislativo numero 267 del 2000, presentato sentenza del TAR, con la quale il Consiglio Comunale si determinava per il gestire del punto al fine di modificare la parte inerente al dispositivo della proposta. Ritenuto necessario accogliere l'indicazione del Consiglio Comunale di modificare il dispositivo della proposta, che per me è l'ora di interpretazione estensiva, è stato inserito il riconoscimento dei debiti preliminari in virtù dell'articolo 194 lettera A del decreto legislativo numero 267 del 2000, invece della sola presa d'atto della sentenza dell'ordinanza, in quanto trattasi di debiti già liquidati. Rilevato che nel corso dell'esercizio finanziario 2008, a seguito dell'inserimento di vari commissari tecnici nominati dalle parti con Sicilia, sezione staccata di Bari, nonché di sentenza e ordinanza di giudice ordinario, questo ente è stato obbligato ad eseguire delle liquidazioni riportate, l'abbiamo letto nel passato consiglio. Io volevo precisare una cosa che voglio mancare, diciamo, dei consiglieri presenti, che il consiglio in tutta l'ordine del giorno nel precedente consiglio non è stato rinviato per modificare il dispositivo della proposta, all'onore del vero, che io mi ricordo e voglio conforto dai consiglieri, ma è perché volevano, se non ricordo male, delucidazioni dal capoare che ha fatto la proposta. La capoare è qua disponibile a domande. Prima diamo la parola al capoare se vuole spiegare queste vite, e poi ci sono domande interventi da fare. Lei a distanza di 15 giorni ha riconvocato il consiglio
e non ha, quindi questi giorni, e non ha fatto, dato indicazione, non sta portando il Consiglio Comunale a noi a conoscenza di dove sono stati prelevati quelle somme, da quali capitoli. Giustamente, non è che qua siamo per giocare o noi abbiamo la volta scorsa per un capriccio nostro fatto cambiare l'oggetto, così come lei così soffice l'ha detto. Non è questa la cosa. Noi dobbiamo prendere atto di quello che ha fatto il commissario. E le ripeto, io personalmente, penso anche tutti i consiglieri, vogliono sapere da dove il commissario ha prelevato quelle somme, perché è importante questo. E lei era la persona garante che doveva portare stasera in Consiglio Comunale quegli anni. Siccome lei la prende così la cosa, perché giustamente poi dice sono spese personali, ognuno deve stare al suo posto. Lei aveva preso l'impegno che ha preso lei, ora la nostra responsabile, l'ho cambiato io, non è più riconoscimento del tempo di programma, è presa data. Io, e penso anche gli altri consiglieri, vogliamo sapere da dove si sono presi i soldi, da quale capitolo. Grazie. Consigliere Parosino. Io penso che questa risposta dovrebbe rispondere l'atto deliberativo, non è stato preparato da me, quindi non sono io il responsabile di nulla. Adesso non è preso i soldi del bilancio, lo dice la segretaria che diciamo, ha fatto le cose, ha le carte in mano, sta vedendo, sono preso in quale capitolo del bilancio ha preso i soldi. Voglio ricordare a tutti che tutti i consiglieri che hanno diritto di una replica, però ogni punto dell'ordine del giorno va a dedicare il dibattito sul dibattito, anche perché oggi abbiamo 11 punti all'ordine del giorno, una volta e una replica per ogni consigliere. Consigliere Parosino. Io volevo ringraziare invece l'impiegata, perché si è presentata in forza alle nostre domande ed erano questi, diciamo, i due punti a cui tenevamo, perché non capivamo bene queste parole, riconoscimento, questo dato, e quindi questa variazione ci sta bene. E poi anche la spiegazione su quegli errori, che poi l'ha dato lei insieme al segretario. Quindi, da parte nostra c'è naturalmente interessante anche a questo punto la domanda che ha fatto il consigliere Leonardi, però vorremmo esprimere, diciamo, il nostro apprezzamento per il responsabile che questa sera è venuto e ha dato questi chiarimenti e si sta provinando per darne ancora. E c'è la volontà, volevo dire, da parte nostra di approvare questo punto. Consigliere Leonardi, se vuole la parola, possiamo accendere prima, perché non ne do più parola. Poi non parlo più, non ci trovo. Praticamente, visto che mi dà la parola, faccia rispettare veramente il regolamento. Però lei, caro Presidente, perché noi lo chiamiamo Presidente, deve essere Presidente veramente. Lei non lo è, Presidente. Non lo è, politicamente, ma perché lei non può rispondere. Io non ho preparato gli atti. Questo consiglio, nell'ultimo consiglio comunale, ne ha dato mandato a lei, e il consigliere Paragino ne dà ora atto, mandato a lei di cambiare l'ordine del giorno e di informare i consiglieri comunali da dove venivano prese quelle somme. Lei oggi non ha fatto niente di tutto questo e non può rispondere in questo modo in consiglio comunale, perché lei non può rispondere così, perché lei ancora forse non capisce il ruolo che lei ha, perché giustamente se lei risponde così sta offendendo tutti i consiglieri comunali. Il suo ruolo è un ruolo di garante, lei fino ad oggi non l'ha rispettato, lei così non può sedersi in quella sede. Lei se ha il coraggio si deve dimettere e se ne deve andare, perché giustamente così facendo ci porta a non stare tranquilli, perché se il consiglio comunale le dà delle indicazioni, lei che occupa quel ruolo li deve portare avanti. Lei non lo sta facendo, lei politicamente è incapace a gestire quel ruolo.